Oggi un voto alla spesa scampagnata edition. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti qui in questo meraviglioso canale dove Ombretta continua a utilizzare lo sgabello per sembrare più alta. E ci riesco! E ci riesce, ci allora riesce, benissimo. Quindi cosa parliamo quindi oggi? Immaginatemi un 20 centimetri in meno, ok? Ok. Parliamo. Sei anche troppo buona. Bene, parliamo di che cosa? Parliamo, parliamo di un vuoto alla spesa, ma un vuoto alla spesa non per la spesa casalinga, ma per la spesa fatta perché domani, tempo permettendo, perché c'è un caldo abissale, ma piove, quindi parliamone. Domani vorremmo andare a Milo a fare una bella scampagnata con dei nostri amici che non vediamo da tanto tempo causa lockdown. E allora cominciamo subito. Abbiamo scelto appunto Milo perché è un luogo aperto, possiamo stare distanziati. E poi a casa nostra non costa nulla, ecco, pure basta. Quello, e allora dai, basta parlare di cose che la gente nulla non conosce. Direi. Adesso bene, cominciamo subito. La prima cosa che ho comprato è questa qua. Una piantina di basilico. È sbocciato il mio pollice verde, sì, come sì, potete vedere dal background, là dietro, poi dietro erba cipollina, qua sopra crescione, qui piantine che no, c'è. No, quale crescione? Queste sono lenticchie. Si chiama crescione, ho saputo. Ah! Qui dietro non è il solo il formaggio. Il formaggio, ho capito. Allora, poi qui dietro delle piantine che sto recuperando, piantine varie, le mie spalle, ancora insomma, è tutto vivo, pollice, eh? E ancora è tutto vivo, è tutto nota vivo. Bene. Nota quindi, bene. Lui mi serviva... Ah, aspetta, no, e questo non lo dici? No, l'insalata, l'ho piantata su terra, abbiamo pure ragazzi, l'insalata, guardate. Con l'insalata, ho recuperato un'insalata. Però qualcuno ci mette mano. Sì, mia madre la sta distruggendo. Comunque, lei, mi serviranno alcune foglioline, perché voglio fare un couscous mediterraneo vegano, e quindi mi serviranno alcune foglioline di basilico. Vabbè, ho detto prendo la piantina e così è sempre fresco. E quanto è costata? 1,50 1,50. Cominciamo. Perfetto, subito. Poi, non vi diremo i prezzi, questo non serve. No, pesche e noci pesche prese dal fruttivendolo, non al supermercato. Noci pesche e pesche, noi le chiamiamo pesche tabacchiere in Sicilia, ma diteci nei vostri, aspetta, come si luoghi, chiamano? le nettarine sono, non lo so, no, non credo. Vabbè, queste schiacciate da noi si chiamano pesche tabacchiere e sono dolcissime e buone. Perché a forma di tabacchiera, Cos'è la tabacchiera? Ah, la tabacchiera, certo. No. Poi. Scusate, prima vi devo dire cosa ho deciso di preparare per domani. A lui, visto il caldo, non andava di arrostire carne e quindi avevo telefonato alla mia amica e ho detto: senti, che ne pensi se preparo un couscous, un'insalata di riso, un tagliere di salumi e formaggi e basta, tu porti il gelato e va bene così. Ah, e facciamo anche le bruschette di pomodoro. Tra l'altro lei ha un buonissimo pomodoro, quindi lo porta anche lei. Naturalmente noi abbiamo ridotto il quantitativo di carne, di cose, però giustamente, ovviamente, essendo in compagnia, cerchiamo di accontentare un po' tutti. Ma poi faccio un piatto vegano e un piatto non vegano, in modo che tutti sono felici e possono mangiare e mangeranno anche quello vegano senza accorgersi che... Brava, e così non rompono le uova. Aspetta, allora, questo è lo scontrino, ma non ci interessa. Uova assolutamente bio, io non le farò tutte queste, ne farò 8. Brava. O forse le faccio tutte, ma non lo so, non le lo farò so. Sode e le metterò tempestando l'insalata di riso con delle pietroline facciamo di questi? Uova sode. Dai, adesso io facciamo i barattoli. Vengo io. Ho preso 4 barattoli perché mi servono sia per il couscous che per l'insalata di riso. Di questo preparato, il condiviso in pratica, però quello della Lidl. Prendilo, 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 non farebbe Dio così. Non oh l'ho rotto, che vuol dire? Oh mio Dio! Allora, questo, ok? Con questo... Questo lo lasciamo. Lo lasciamo. Facciamo sia il couscous che l'insalata di riso. E ne ho presi 4. Perché farò 1 chilo di riso e 1 chilo di couscous. Non c'è scampagnata in Sicilia senza i pomodorini secchi. Questi non sono quelli originari, però vabbè, ci accontentiamo. Ci sono, e domani, che è domenica, non ho intenzione di andare in supermercato. Brava. Perché la domenica non si va nei supermercati. Allora, quindi 2 confezioni di pomodorini secchi per l'antipasto e anche per il couscous. Poi, tovagliolini di carta. Vediamo cosa c'è qua. Poi,
Alla Lidl ho preso il pane di semola rimacinato, che non so se ci sia in tutte le Lidl, ma in Sicilia sì. Poi ho preso due paninozzi di questi qua, le noci spettacolari. Sei che le conosci. Per i bruschettoni questi sono fenomenali. E poi ho preso questi che sono dei taralli al grano arso. Buonissimi. Arso dici? Prendi quelli. Poi ho preso una confezione più seria di taralli normali, classici, per i gusti più comuni. Poi per i bambini ci saranno molti bambini, una bella confezione di patatos. Per le signore una di tè zero. Per i maschi una confezione di arachidi salate. Dico per i maschi perché noi in questo periodo che è estate cerchiamo di contenerci, non penso che ci concederemo questa. Poi l'aperitivo ho preso qua, quelli gialli e anche quelli rossi ci saranno. Aperitivo bianco, vabbè. Analcolico, perché anche i bambini lo vogliono. Poi ho preso queste perché la mia amica Daniela è allergica al pepe e quindi gliele faccio provare sempre. Bravo! Poi sono patatine, sì, cacio e pepe, sì, io lo faccio sempre, quando c'è un allergico gli faccio provare sempre come prima cosa la cosa. Per vedere se è allergico veramente. Poi il couscous, ma no, per giocare. Poi il couscous, uso questo per domani, io a casa utilizzo ormai sempre quello integrale. Eccolo qua, e vi consiglio sempre quello integrale, ma siccome non so i gusti di queste persone, magari se esco integrale bio mi cominciano a guardare come una santona, una wicca, ma sicuramente allora sicuramente cos'è una wicca, non ti preoccupare. Poi uno di riso, questo è integrale, l'ho preso per casa, alla Lidl l'hanno portato il riso integrale, sappiatelo. Va bene. Un barattolo di ceci per il couscous, non mi andava di cucinare un po' di ceci solo per il couscous. E salame! E poi una serie di salami, che adesso lui comincia. No, non incomincio niente. Poi una mozzarella per la pizza, che io metto all'interno dell'insalata di riso perché non perde acqua. Salame! Un altro salame, vi dico le differenze, questo è piccante, questo è dolce. Questo salamino! È no, vabbè, vi dico com'è. E poi questo è il Milano. E poi kiwi. Kiwi questi perché qua porto un po' di frutta. Kiwi vista. Golden, sì. Kiwi, ok. Poi abbiamo preso, sempre per il tagliere iniziale, due confezioni di mortazza, perché vi piace, l'abbiamo presa. Questo sarà il mio grande, grande scoglio domani alla scampagnata. Sei uno scoglio. Non mangiare questo. Sì, sì, il pepato sarebbe il formaggio con il peperoncino, il formaggio con i pistacchi. E quello sono voglio dire. Delle buone provole farcite. Scusa. E sono appunto dal cuore della Sicilia, il sapore delle antiche tradizioni. Benissimo, facciamo aspetta, un po' di pubblicità. Fammi vedere cos'è. Tuma. Tutte tume condite. Ecco, questo domani mi strapperà il cuore. E poi due belle caciotte. E due belle caciotte che per una scampagnata. Brava. Ci vogliono sempre. Questo. Mi tufferò su di loro, sulle olive denocciolate, che so che sono una cosa da poco, ma a me piacciono un sacco. E poi ho preso quattro di questi per condire, non li userò tutti, l'insalata di riso. È arrivato il nano. Ciao. E alla fine della faccenda i meloni bianchi, quello che voleva mio figlio, un melone bianco e un cantalupo o retato o meloncino retato, perché cercavo le fragole però non le ho trovate, non è più periodo, ci buttiamo sulla frutta facile da portare ed estiva insieme alle noci pesche. Bene, cosa farò domani? Allora farò un couscous con olive misto per insalata, funghi, carciofini che ho in frigo, ceci e pomodorini secchi. Mescolerò tutto assieme, buonissimo. La cipolla la triturerò e la metterò a parte perché la mia amica, oltre al pepe, non mangia anche la cipolla. E quindi gliela farò trovare a tavola, così spanderà il suo profumo per tutta la tavolata. Perfetto. Però non la metteremo negli alimenti. Poi, mentre l'insalata di riso sarà condita con il condiriso, tonno, maionese, uova, olive. La maionese già ce l'ho dal lockdown. Olive. Tutte le funghetti, olive, formaggio tagliato a pezzettini, kiwi. Una provola dolce, ma manca un pacco, mancano le mezzelune. Ma il provolone. Scusami, no,
pacco, sapevo che mancava un pacco. Ve l'avevo detto che mancava un pacco. E infatti mancava. Chi mancava? Naturalmente il protagonista di ciò di cui sto parlando, che è il riso. Ho trovato questa bellissima confezione di riso parboiled, buonissima. Certo, non è integrale, però amen, non posso propinare le mie idee agli altri. E poi ho preso due mezzelune dolci, una la userò per l'insalata di riso, una nel tagliere. Ho preso le olive infornate, non so se ci siano anche negli altri posti che non siano Sicilia, Calabria. Poi ho preso le melanzane sott'olio, i funghetti champignon e basta. E poi metterò a tavola anche il pesto, non qui, lo svuoterò in una ciotolina, perché chi vorrà aggiungerlo all'insalata di riso o al couscous potrà aggiungerlo. Io non lo aggiungerò nella mia perché contiene del parmigiano, però chi vorrà potrà, perché ci starà comunque benissimo. Eh sì, e chi ragazzi vorrà. Bene, quindi si conclude qui il nostro vuota la spesa. Com'è? Con anch'io vuota la spesa Scampagnata Edition. Allora, noi vi salutiamo. Questo è quello che abbiamo comprato noi per la nostra scampagnata. Voi con cosa le fate le scampagnate? Soltanto carne oppure ci mettete dell'altro? Bene, scrivetelo qua sotto, perché tanto a noi non ce ne frega niente. Bene, ci vediamo al prossimo video. A me interessa. Ciao. Ciao. Ciao.